noi abbiamo da raccontare una storia, da raccontare e da sensibilizzare il pubblico, perché qui si sta facendo una grande battaglia di una grande donna che è sempre ospite nei miei programmi. Lei è affetta da una patologia, la CCSVI, che adesso ci spiegherà, perché lei non è affetta, lei ne sa più di ogni altra, anche addirittura più dei medici. Lei ha pensato bene di dire: ok, io guarisco, faccio guarire anche gli altri, farò una battaglia. La sta facendo, è una splendida mamma, e lei è Celeste Covino. Beh, innanzitutto io ti ringrazio, perché sei sempre così ospitale, gentilissima nel ricordarti di noi. Specifico che io sono affetta da sclerosi multipla e lo ero anche di CCS. Fortunatamente, ecco, non c'è più. Non lo sono più. Insomma, io ho avuto degli ottimi benefici da questo intervento. Insomma, ho recuperato molto. Io so che tu ci tieni sempre a dirlo, perché l'intervento ti ha cambiato la vita. Sì, sicuramente sì. Diciamo che purtroppo c'è una percentuale di pazienti a cui l'intervento non dà i benefici che ho avuto io, per il semplice fatto che comunque partiamo svantaggiati, nel senso che oggi trattiamo le vene con strumenti nati per le arterie. Di conseguenza, insomma, ci puoi immaginare che ci siano grosse difficoltà. Non esistono ancora degli stand adatti alle vene, stanno cercando di produrli. E voglio dire, poi ci sono anche delle compressioni muscolari che a volte vanno ad aggravare la situazione, vene che vanno seguite a livello chirurgico. Quindi, però, parliamo comunque di una bassa percentuale, perché un 40% insomma è un buon numero per quel 60 che invece ha degli ottimi benefici. Devi considerare insomma che io ero affetta da una rigidità molto forte, oltre che dolorosa, avevo sempre mal di testa, sì. Mi trascinavo e davvero stanca, sì, eri sempre stanca, avevo problemi nel contenimento della vescica, avevo anche perso la sensibilità sessuale, tutte queste cose insomma sono poi ti debilitano la vita. Per cui questi sono i sintomi di questa malattia. Mi perdoni se faccio un passo indietro, ma è la prima volta che io sento parlare della CCSVI, e tra le altre cose ricordiamo che lei è presidente dell'associazione Onlus Campania. Perfetto. Che appunto porta avanti questa battaglia nel corso degli ultimi anni per sconfiggere questa malattia. Lei mi spiegava prima, durante la pubblicità, ci siamo conosciuti, lo diciamo agli amici da casa, che questa malattia è stata scoperta per puro caso. Sì, potrei dire per amore di un uomo per la sua donna, perché la scoperta è stata fatta dal professor Zamboni dell'Università di Ferrara. Quando la moglie si ammalò appunto di sclerosi multipla, lui si andò a ristudiare tutto quello che era stata la letteratura nei 20 anni precedenti e scoprì che praticamente tempo prima, tipo tra i 20 e i 50 anni, ora non ricordo bene, resto comunque una sclerata, già dato una supposizione su una complicanza venosa. Quindi lui incominciò a studiare queste cose e alla fine fece un'angioplastica alla moglie, la cui ebbe da subito degli ottimi benefici, e quindi da lì è partito l'interesse per questa ricerca, cosa che negli ultimi 10 anni è cresciuta enormemente, perché oggi parliamo di malformazioni venose nelle malattie neurodegenerative. Che vuol dire che se la CCSVI è stata scoperta nella sclerosi multipla, poi dopo è stata trovata anche in altre malattie neurodegenerative, quali il Parkinson e l'Alzheimer, tutte malattie incurabili e per le quali oggi esistono solo farmaci palliativi, che purtroppo nella maggior parte dei casi portano degli effetti collaterali importanti e che comunque non possono assicurare una qualità della vita al paziente. Senti, ci sono dei discorsi anche discordanti sulla CCSVI. Sì, sì, purtroppo sì, perché questa patologia è stata lanciata come una bomba mediatica, mettendo in discussione praticamente la letteratura. Laddove i pazienti, sconfortati dal fatto che comunque non ci fosse possibilità di avere almeno una buona qualità della vita, a un certo punto si lasciavano andare. No, sì, e poi c'è nata questa forte speranza.
speranza, perché voglio dire, recuperare determinati sintomi è una cosa importante. Certo. Di conseguenza, però, la neurologia ha preso questa cosa, diciamo, più come una cosa mediatica che un effetto vero, e si è messa un po', diciamo, sugli attenti anche per cautelare i pazienti. I pazienti hanno incominciato ad andarsi ad operare all'impazzata, affidandosi anche ad operatori senza scrupoli che prendevano una marea di soldi. Figurati. Sì, e tutto questo ha inciso negativamente sulla, sulla ricerca, perché anche se noi abbiamo sempre detto affidatevi a strutture universitarie o comunque ospedalieri o comunque da operatori formati in grado di operarvi e di raccogliere dati. Questo è un messaggio che io vorrei che tu dicessi, perché tu sei stata operata dove, e soprattutto il consiglio delle persone che sono affette da questa patologia, cosa devono fare? Allora, io mi sono operata 2 anni fa presso il Policlinico di Catania con il professor Pierfrancesco Verù, che è direttore del centro terapeuti e chirurgia vascolare del policlinico stesso, quindi voglio dire una persona di un certo spessore scientifico. Al di là di questo, una persona che ha sempre seguito l'evolversi della ricerca e di conseguenza ha preparato, come lui ce ne sono sicuramente altri, però purtroppo c'è stata anche una grande maggioranza di medici che pur non essendo adeguatamente formati, insomma, hanno operato comunque. Tu sai, ne abbiamo parlato altre volte, che la diagnostica per la CCSVI è operatore dipendente, perché diciamo che si sono dovute inventare, scoprire le linee guida per arrivare a questa diagnosi. Infatti mi pare di capire che ci sia molta discordanza di pensiero riguardo a questa malattia, e tra le altre cose un altro tema molto dibattuto e su cui so che lei ci tiene particolarmente è l'uso della cannabis. Sì, tra le altre cose, non so se le è capitato, ma ieri sera il TG2 ha dedicato quasi 20 minuti del telegiornale proprio all'argomento cannabis, perché pare che finalmente in Italia si stia per imboccare definitivamente la strada per poter importare o quantomeno iniziare a produrre tra le nostre mura questa forma di palliativo in qualche modo per la medicina. Diciamo che c'è stato un notevole sviluppo anche in questo campo, nel senso che nell'ultimo anno noi siamo riusciti a comprare questa cannabis in farmacia, laddove prima bisognava prenotarla tramite ASL e dovevi acquistare perlomeno 3 mesi di terapia, di conseguenza la spesa era abbastanza esosa. Oggi ci sono 3 regioni che la passano tramite il servizio sanitario, la Campania come sempre è in ritardo, però già il fatto di avere la possibilità di comprarla in farmacia è importante. Ma cosa fondamentale è che il Ministero della Salute abbia dato il via alla produzione italiana. Cosa significa? Che il Centro Farmaceutico Militare di Firenze e incomincerà a produrre questa cannabis, ovviamente sotto forma di terapie personalizzate, e di conseguenza è molto probabile che il servizio sanitario italiano incominci ad assumersene l'onere economico, anche perché la cannabis è un vasodilatatore, miorilassante e antinfiammatorio. Di conseguenza, quindi non soltanto allevia la sensazione del dolore, aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo. La cannabis è usata da sempre in tantissime patologie. Diciamo che c'è una chiusura mentale molto forte, e il problema principale è che ad oggi non esistono protocolli di assunzione, cioè il medico che non è chiuso mentalmente e ti vuole aiutare ad intraprendere questa terapia non sa da dove cominciare. Allora facciamo così, andiamo da Massimo Romano, il nostro inviato, che è in giro e che in particolare, contestualizzando anche il momento, ha fatto delle domande. Allora guardiamolo un attimo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi so che in studio si parla anche di sanità, anche di assistenza sanitaria e di assistenza farmaceutica. Noi siamo con il dottor Michele Di Iorio, presidente di Federpharma Campania. Presidente, qual è la situazione dell'assistenza farmaceutica? Si è parlato spesso del ticket più caro d'Italia, ma lei mi parlava di una situazione in miglioramento. Ma io ritengo che il livello del servizio di assistenza farmaceutica in Campania sia oggi più che dignitoso nel rapporto qualità-costi. Il numero di farmacie è perfettamente adeguato alle esigenze
della popolazione, quindi esiste una forte capillarità tanto nelle città capoluogo quanto nelle aree più lontane della provincia attraverso il sistema la rete delle farmacie rurali. I costi del ticket, basterebbe che i cittadini e anche i medici base, che già lo fanno però in verità in modo molto significativo e robusto, cominciassero a accettare, a prediligere l'uso del farmaco equivalente, che già una buona parte del ticket, cioè del prezzo, del costo, del prezzo di allineamento, verrebbe abolita, e quindi quello che viene percepito come ticket verrebbe abbondantemente dimezzato. Questo già è un fatto estremamente significativo. Peraltro il piano di rientro ha costretto la regione a delle decisioni drammaticamente drastiche, però devo dire la verità, hanno dato dei risultati estremamente significativi sul servizio farmaceutico, che lei ricorderà e gli spettatori ricorderanno, di quando nel mese di ottobre, nel mese di novembre dovevamo cominciare a protestare per i mancati pagamenti, perché il sistema finanziario non alimentava più le risorse delle farmacie e la regione era pigra nel rispettare le scadenze. Oggi abbiamo significativamente invertito il rapporto, non si parla più di sospensione del servizio, si parla solo di miglioramenti del servizio. Perfetto. Presidente, rapidissimo, lei mi diceva prima del collegamento che ci sono anche delle interessanti prospettive per i prossimi mesi, in 20 secondi. Dunque c'è la DPC, la distribuzione per conto, cioè la distribuzione dei farmaci a alto costo per patologie significative come patologie tumorali ed altro. Il sistema diventerà regionale e non più aziendale. Quindi il cittadino, indipendentemente dall'ASL nella quale risiede, potrà prelevare in qualunque farmacia della regione il prodotto. Questo porterà a un miglioramento del servizio e anche in economia di scala una serie di risparmi estremamente significativi per la regione, la quale si è a sua volta impegnata con il sottoscritto a reinvestire questi risparmi nella creazione di ulteriori servizi, quali ad esempio la erogazione a tutti i cittadini nefropatici della regione Campania degli alimenti che possono ritardare o sottrarre il cittadino nefropatico al ricorso per esempio alla dialisi, quindi con ulteriori risparmi. Quindi è una spirale virtuosa che sta andando avanti. Mettendo in moto, l'importante è che il governo centrale non crei ostacoli a questo percorso di attualizzazione, di modernizzazione e di adeguamento che la Regione Campania sta portando avanti in collaborazione con Federfarma Campania. Perfetto, vi ringraziamo il dottor Michele Di Iorio e per il momento vi restituiamo la linea. Grazie Massimo. Massimo si dirigerà verso il Vomero perché lì sta accadendo ci sono un po' di problematiche per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda le buche, insomma i dissesti stradali, però ci colleghiamo subito dopo. Farmacie, il segmento, parleremo ancora per un attimo, rubo solo qualche minuto per la ricerca, ma soprattutto questi farmaci che costano tanto e che ci servono perché bisogna curare le persone che sono comunque affette. Tu quanto spendi mediamente, Celeste? Io spendo mediamente 200 euro al mese per comprare la cannabis, perché costa 35 euro al grammo. Però resta il fatto che non uso nessun altro tipo di farmaco, di conseguenza, ecco. Se l'ASL mi pagasse queste farmaci. Spieghiamoci quindi che non ci siano ostacoli e che comunque la regione faccia qualcosa in più. Sì, è importante, perché potrebbero andare a risparmiare tantissimi soldi, anche perché la cannabis non porta effetti collaterali importanti. Quindi voglio dire, si potrebbe avere un miglioramento della qualità della vita, un risparmio per le casse e sicuramente dei benefici per i pazienti. Ma proprio in pochissimo tempo, perché non ne ho altro, sulla ricerca, so che ci tenevi a dire delle cose. Sì, è importante perché, come ti dicevo, all'epoca quando si è scoperta la CC Sui c'è stata questa bomba mediatica. Oggi invece ci sono degli elementi scientifici molto importanti, perché abbiamo 3 meta-analisi pubblicate su PubMed che parlano di 19 studi favorevoli alla CC Sui contro 6 sfavorevoli. Ci sono degli studi in merito alla cellula endoteliale che
fanno della CCSV una patologia a sé. Inoltre attualmente c'è uno studio che davvero non ha precedenti, in collaborazione con la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana, tramite anche l'aiuto di un'astronauta italiana, che stanno misurando i flussi sanguigni in assenza di gravità. Quindi voglio dire, l'importanza scientifica, certo, il valore è davvero in crescita esponenziale. Quindi sarebbe ora che la neurologia cambiasse atteggiamento e che il Ministero della Salute ci desse una mano, voglio dire, una mano tra virgolette. Perché e sicuramente compete a loro farlo, ma sì, noi come possiamo invece sostenere lei, la sua associazione? Ricordiamola, dai, ricordiamo l'associazione. Facendo insomma conoscere l'associazione e dando modo di fare giusta informazione. Il nostro sito è molto semplice da usare. Voi promuovete anche eventi, insomma. Sì, per... noi ne facciamo tanti e due progetti molto importanti per quest'anno. Uno è l'informazione nelle scuole, che è un progetto volontario che è descritto nella sezione progetti. E noi vorremmo entrare nelle scuole per far comprendere ai ragazzi che c'è una grande differenza tra uso ludico della cannabis e uso terapeutico. Ed è importante che i ragazzi siano sensibilizzati, certo, alle patologie, alle problematiche dei pazienti e che non si spaventino alla prevenzione, questo è fondamentale. Certo. In più stiamo cercando di regalare dei corsi di aggiornamento sulla diagnosi della CCSVI, sia in fatto di ecodoppler che di risonanza magnetica, a dei giovani medici, laureandi o borsisti, certo, e non riusciamo a rintracciarli, non sappiamo più come dobbiamo farlo e vogliamo conto regalare. Claudia, mi sa che qua ci tocca mettere un altro San Pietrino e vegliare su questa situazione. Sì, è importante per le difficoltà sulla diagnostica che questi nuovi medici innanzitutto inizino a lavorare con la logica del paziente informato e in collaborazione con il paziente e che poi si formino, perché non trovare la CCSY quando non sei preparato, certo, insomma è abbastanza facile. Celeste, per me è sempre un grande piacere ospitarti, tu lo sai, riaggiorniamoci in modo che mi dai anche delle novità, qualora ci fossero, ti faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo. Io con il cuore. E complimenti soprattutto per la sua forza. Complimenti. Ma è dovuto. Ci fermiamo per pochissimi minuti, ringrazio ancora Celeste Covino per essere stata con noi, ma subito dopo abbiamo un amico, vero? Il livello della trasmissione adesso lo dobbiamo riabbassare. Grande ospite per noi, cioè voglio dire un amico di tutti, un amico anche tuo, non puoi dire, soprattutto, ma lui si vendica dopo. Lo so, per è questo vero? Io già mi porto avanti con il lavoro. Quinte. Continuate a prenotarvi intanto, 081 410077, perché tra poco si gioca. Ci vediamo subito dopo la pubblicità.